Oggi vi parlerò delle posizioni a forchetta. Sono importanti perché permettono di non far saltare le dita, soprattutto nella scala cromatica o in quelle scale dove appunto è meglio evitare il salto. Questo per avere una maggiore fluidità. Posizione a forchetta della mano destra, sono nella parte bassa del pentagramma tra il Si bemolle o la diesis e il Si naturale, quindi per evitare questo salto basta aggiungere questa chiavetta. E ascendere. Stessa cosa con il portavoce. Tra il Fa e il Fa diesis. Scendere. E infine nel registro sopra il pentagramma tra il Re e il Re diesis.